Protagonista poi del Palio perché senza il cavallo il palio non si corre, fa parte dei tanti attori di questa meravigliosa festa che noi amiamo tanto. Eh, oggi voglio parlare proprio dei cavalli da palio con Paolo Neri che è anche il responsabile della mia fissazione per i cavalli perché quando ero bambina mi mise a cavallo, mi faceva vedere i cavalli e quindi da lì eh, la malattia che mi ha trasmesso questo virus incurabile senza vaccini la sclavo vaccino l'ha fatto il vaccino per le malattie del cavallo che sicuramente tanti di voi che ci, che ci ascoltano da casa sanno di avere questa patologia Bene, allora parliamo oggi del cavallo da palio perché, eh, come dicevo, se non c'è il cavallo, il palio non lo fai. Quindi, è importante che ci sia il cavallo nei giorni del palio. Siena ha fatto tante cose per cercare di proteggersi dagli attacchi eh, che arrivano dal mondo esterno, dal mondo animalista, da chi eh, forse non conosce bene neanche i cavalli o come vengono utilizzati i cavalli. E, però ha fatto delle cose che tra l'altro sono quelle del protocollo che nasce poi con tutta una serie di cambiamenti nel 2001, con la scelta per esempio del sindaco al tempo Piccini che decise... Eh, nel 2000, al tempo del palio straordinario, che fu fatto a settembre, dette la notizia che dall'anno successivo sarebbe corso senza puro sangue: quindi eh, solo mezzo sangue e tutta una serie di accortezze di età, di controlli eh, sulla salute dei cavalli. Perché eh, spesso prima i cavalli arrivavano che non stavano bene eh, e quindi c'erano più infortuni. E quindi tutto questo poi è stato ripreso anche a livello del governo centrale, che negli ultimi anni ha emanato queste eh, direttive, la direttiva Martini, che ogni anno viene per certi versi modificata, limata e tutti gli anni viene rinnovata. Quindi succederà anche quest'anno: a settembre ci sarà il nuovo, mh, questa nuova direttiva Martini sull'utilizzo del cavallo nelle manifestazioni fuori dagli ippodromi regolari. Quindi su questo protocollo Paloneri Neri qualcosa da dire ce l'ha, o sbaglio? Sì, sì, il protocollo... Tanto il mezzo sangue può andare bene? Ma insomma su questo si potrebbe discutere, da un punto di vista genetico io non so quante siano le distanze fra un anglo-arabo e un puro sangue, ma insomma va bene così, perché in realtà questo poi ha definito anche un mercato, una produzione, quindi dato un valore a questo tipo di cavallo, e poi tra l'altro anche fuori dal palio dei paliotti, sai bene per esempio in Francia, è, un... è un l'idea in... nasce in Francia del mezzo sangue. Eh, no? Vabbè piace, poi è un mezzo sangue rimane un cavallo sangue caldo e non è perché non è figlio di un, di un cavallo da tiro o di un cavallo da corsa, sarebbe il mezzo sangue. Quindi è un derivato del, del dell'arabo e del puro sangue che a sua volta è un derivato dell'arabo, sicché sì, insomma siamo sempre in quella lì. Insomma è bene che si sia scelta questa razza anche perché si è connette con un certo tipo di allevamento e quindi anche, si sa che anche fuori dal palio in Francia le cose ci sono, Insomma va bene, è un cavallo da corsa, non è un mezzo sangue. Comunque va bene, la cosa importante è un merito del dottor Rughi, fu un grande merito di avere riportato dentro regole precise, scientifiche, sanitarie e accurate aveva contenuto quello che era, lo posso dire per aver visto, fatto il capitano anche a tempi, uno scandalo, perché arrivava della roba che non era degna di essere presentata. Questo è stato indubbiamente un grosso merito. Come tutte le regole, le regole comportano un certo grado di burocrazia, non, è, non si può fare... Senza burocrazia purtroppo non si può vivere, quindi ci, ci sono stati l'allungamento dei tempi per il prelievo di sangue, eh, alter... sono so cose, però sì, cose, si possono pagare volentieri. I cavalli sono ottimi, presentati bene, molto presentati, insomma sono bei cavalli, c'è stata un'evoluzione qualitativa notevole. Grassi guai, porcherie come se ne, non, non ci sono più. È aumentato in numero notevole anche l'offerta, che prima era difficile riuscire a fare una fratta e ora c'è un'abbondanza. E lì la cosa su cui secondo me c'è da rifare a qualcosa è la questione della valutazione dell'addestramento. Cioè in particolare quella frase, il, giusto, il serio impegno, è ambigua. È ambigua perché che vuol dire? Come si valuta? Cioè è oltretutto, secondo me, se applicata, come almeno hanno intesa, anche pericolosa. Perché teniamo conto che tutto questo percorso di addestramento fatto nelle varie piste ha un gran valore dal punto di vista della socializzazione, è indiscutibile. che chi si mantiene un cavallo da palio e costa, voglio avere la soddisfazione di farlo vedere agli amici. Ci sono i fantini che vogliono farsi vedere, va tutto bene. Giurati. Anche per i cavalli stessi, imparare a stare al canape non è una cosa sì, sbagliata, beh, eh. Al canape in ma arromba eh. San Martino su una pista, insomma, su, corre sul duro. Che... No, quello no, sono d'accordo con te. Ma l'idea di stare tutti al canape secondo me, è molto importante. Questo è vero, questo, è vero, questo però con non rientra nel serio impegno: il serio no. impegno è stato inteso come galoppare forte tutti insieme, che è una cosa pericolosa. E secondo me, non è proprio nelle cose. Ma lasciamo perdere, possono, queste sono considerazioni personali. Il punto, secondo me, la, debole della storia è che la valutazione è affidata alla commissione veterinaria. Ora, la commissione veterinaria ha tutti i titoli per valutare lo stato di integrità e di salute del cavallo, ma non è perché uno ha la laurea veterinaria anche in, in grado di valutare la preparazione. Infatti esiste una, fun una funzione diversa, è l'allenatore, perché è diverso. Poi ci può essere un veterinario, anche uomo di cavalli, ha fatto magari anche eh, eh, l'agonismo. Questo è un altro discorso, ma non è. Troghi che... era un uomo di cavalli. Oh, no? Accidenti, prima era un uomo di cavalli, ora la laurea in veterinario, come era un altro uomo di cavalli, era il, dottor, il professor Menichetti. Questo eh. va bene, ma non è che la laurea in se stessa in veterinaria ti assicura che sei anche quello. Secondo me dovrebbe questa la valutazione della, del grado di addestramento dovrebbe essere affidata a una commissione diversa, indipendente. Perché, beh, anche perché si sta verificando un fenomeno che i cavalli adatti a fare la tratta, sono tanti. Addirittura l'entrone, e poi più di 35, non ne contiene. Allora. Ecco, infatti non si capisce come venga fatta eh, poi è la lì scelta, lì no? perché eh, una alla una tratta quest'anno abbiamo visto cavalli che sappiamo che poi non sarebbero stati scelti dai capitani, mentre lasciati fuori cavalli di un certo livello che eh, sarebbe eh, stato invece interessante vedere. Che diventa il, punto che va, il, il, punto, il problema che va risolto. Ma pare fine. che eh, così gira voce che eh, devono contentare un po' tutti. No? Allora sì. dovrebbe essere anche in questo caso il sindaco a dire la commissione, visto che il sindaco è il capo della commissione ma vedi, invece di fare una commissione quando c'è un problema un po a volte è bene spezzarlo in due alla commissione veterinaria, fargli dire quali sono gli idonei da un punto di vista fisico e coso, poi fai una commissione di uomini di cavalli, puoi prendere ex mossieri, persone, come si fa per il mossiere, anche tre che ti valutano questo, poi se ci sono più cavalli del normale il sistema più semplice è il sorteggio se io ho preparato un cavallo, il mio cavallo è buono, ha tutte le caratteristiche, perché mi devi escludere? Vabbè, mi metti a sorte e ci vanno solo perché andare per un proprietario di cavalli, portare il cavallo del lentone è già un premio. Certo. Perché me lo devi fare per contentare tutti? Chi contenti tutti? Come? No, deve essere trasparente la cosa. E poi farai una rotazione del sorteggio. Oppure cavalli che sono stati presentati più volte alla tratta e non sono poi stati scelti vanno fuori. Non è inutile, per esempio, far fare tutte le prove a cavalli già collaudati in piazza. Che senso ha? Non ha senso perché io devo fare io? il cavallo, ha fatto un bene un palio, C ha già la patente per essere, poter fare le cose. C'è bisogno: tutto l'ampliamento a dismisura delle prove di notte, capisco, ma insomma, le prove di notte può fatte alle 3 del pomeriggio, e poi dopo va la tratta. Io ho capito, è devi giusto. Io ho un cavallo, voglio vederlo. Questo è giusto. Non ho premio. Non ho niente nelle corse regolari. Ma me lo vede in piazza. Vabbè, ma io lo voglio vedere, ma questo va bene, però non me lo spacciare per un beneficio del cavallo, perché e poi le corse sono so, so, so sei galoppate sul, sul cemento perché, e, e, in, in quattro giorni faccene dell'altri. Insomma, questo se si vuole mettere al primo posto. Si può mettere la salute, l'integrità del cavallo e non li fa le mosse di un'ora, i cavalli li pigliano i rampi, vanno in acidosi, questo deve essere oltre lo stress psicofisico. No. Devo dire che l'associazione proprietari di cavalli, il suo presidente, sta dando molto da fare per portare avanti questa logica, la difesa. È importante che i proprietari di cavalli abbiano una voce nel protocollo, nel senso, non nel protocollo decisioni, ma nella revisione del protocollo. Il sindaco deve parlare anche, direi, non, per esempio, i capitani non ci azzeccano nulla, i capitani? Ma che c'è? Lui deve scegliere, ci sentiranno appunto gli esperti, ma i proprietari devono avere una voce. Perché in fondo forniscano la materia prima per fare il ragù, se loro danno la carne. Come fai a escluderli? quindi è bene però che anche l'associazione, come fa, cerchi di dare un profilo alto al proprietario, non una, una visione. Così, magari sindacale, ma di dire io voglio collaborare fornendo i migliori possibili soggetti, facendo anche un'opera di acculturamento perché c'è anche tanta ignoranza, eh. c'è una gran passione per la Valle, ma non è che. ignoranza poi... colossale. Sì, e poi non si finisce mai di imparare, di cos'è, e, e questo è così, sai. Poi ti dice c'è la passione, tu attaccato alla passione, sai. Non è, la passione dei Cavalli non è una malattia infettiva, è una malattia genetica o ti garbano o non ti guardano. Io eh, ci sono fratelli e sorelle. Gente quello malato e valle, e quell'altro ha paura le può vedere è una questione genetica. Non so se in, in qualche tratto del DNA c'è questa cosa, e allora voglio dire, però non si finisce mai di imparare da Valli e si, bisognerebbe sempre fare poco il competente, perché fa, si, si figlia delle cantonate fuori dell'ordinario però ci vuole una cultura. Ci vuole, sarebbe, beh, io mi auguro che l'associazione lì faccia anche, fa anche delle lezioni di biochimia, <ride> io sono biochimico, perché in realtà il fatto di tenere, i, i, i disidratare un'ora a cavalli significa far venire fuori l'acido latteo, e poi dopo il cavallo, eh, eh, ma avete visto i giocatori alte, a pepi strumentali vengono a rampi, vengono anche a cavalli, eh. Dette, oh, se la gente non se ne rende conto. No, 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 no. Non la mia e soprattutto... Non attribuire ai cavalli dei sentimenti umani, questo è l'errore degli ma sono animali. Sono sentimenti da cavalli, diversi. Non lo pensa a cavallo, ma che deve pensare? Il cane pensa da cane, bisogna, anzi, il rispetto per l'animale prima E rispettare la sua alterità. Esatto, è proprio quello, è proprio rispettarla in pieno. Quello vuol dire essere veramente uomini di cavalli, gente di cavalli, quello vuol dire. Poi tutte le storie, la, io eh, le farò tutte le balle assolute l'allenamento fatto bene è importante l'addestramento, la doma dei cavalli del palio deve essere molto più spinta di quella di una doma per, un, per quella che si fa nelle corse perché il cavallo ha bisogno di una doma molto più approfondita sì. e questo per esempio succede, all'estero succede io domano a valli in Irlanda per fare corse potrebbero fare il palio. ma in una maniera incredibile perché bisogna, questa passione deve essere alimentata anche con la relativa necessaria cultura e credo che qui ci sia da lavorare il, 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 il sindaco ci deve mettere un occhio su questo, soprattutto questo punto che va diventato cruciale per l'abbondanza, perché il risultato positivo è venuto tanti buoni cavalli e, 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 quindi... e poi i capitani si lamentano del fatto che anche quest'anno, il 29 di giugno, eh, dei 33 cavalli che poi erano nell'entrone, alla fine 12-13 eh, sono stati rimandati a casa dai veterinari perché dopo le batterie qualcuno è uscito un po' zoppicante, qualcuno si era fatto dei tagli e quindi non potevano dare, poi a hanno contratto un cavallo con uno sbrego, con uno stinco, perché ovviamente il Comune deve darti il cavallo. Integro, quindi anche se è un taglietto che non ha poi eh, problemi o cose del genere, il comune non se lo può permettere, se lo deve dare integro, no? con un taglio il cavallo. Quindi per una cosa o un'altra, alla fine hanno dovuto scegliere su 12 cavalli, 13 anche loro. E quindi già ah, non c'erano cavalli, non c'erano cavalli perché a priori sono stati magari esclusi i cavalli più buoni perché si era deciso che il lotto doveva essere più basso e quindi quelle decisioni sono politiche, decisioni eh, politiche e quindi hanno detto ah, non abbiamo potuto scegliere perché non c'erano cavalli allora una parte non andava bene perché non erano a posto una parte erano troppo buoni e quindi in quell'otto non ci potevano stare e alla fine hanno dovuto scegliere in un numero limitato d'altronde è logico ma per arrivare è anche risuccesso per arrivare a non dover scartare così tanti cavalli che escano claudicanti o in sofferenza dopo le batterie della tratta Uh, il protocollo prevede che durante l'anno si possano fare i controlli nelle scuderie a sorpresa e allora mi domandavo, per vedere se un cavallo resiste a un certo tipo di lavoro su un certo tipo di pista, non sarebbe interessante il giorno dopo, due giorni dopo, la corsa a Monticiano? Che il veterinario specifico sulle zoppie vada a visitare 3-4 scuderie per una volta, poi 3-4 scuderie la volta dopo, fare prelievi di sangue e vedere anche se i cavalli sono in buone condizioni. Questo è perfetto, ma questo deve essere una sorveglianza continua. Però bisogna. Perché stare... è inutile avere 4 veterinari tutte le volte alle corse, ne basta uno e gli altri si organizzano per fare esatto, questi controlli. Bisogna anche stare attenti all'eccesso di addestramento, perché a forza di voler far vedere a valle con tutte queste cose, di genere, poi i cavalli dove se li fanno taglia a Parte anche in corsa ma anche tanto in queste mosse non finiscano mai. Ci o queste mosse, poi perché devi fare alla tratta, devi fare batterie di 7-8 avalli, farle più piccole e farne di più? Perché è lì che infatti uno dei periodi più grossi della mossa lunga sono esattamente i calci: i calci e i pesticciamenti. I pesticciamenti, no? è logico. O poi e, e, ricordiamoci che ci sono sei prove, più, e, e quindi pum, 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 sempre su un terreno. Onestamente cavalli di questo tipo che non sono tanto meno delicati di un puro sangue, diciamo così, perché se le va a vedere poi, voglio vedere chi riconosce a occhio che quello è un mezzo sangue è un puro sangue, quindi da un punto di vista morfologico non ci simili. sono molto simili, quindi sono cavalli tirati, è facile, te li, lo, li spremi e poi ti possono venire fuori le zoppie il giorno dopo, è logico, però bisogna fare queste, e anche lì bisogna avere una moderazione. Cioè accetto il bisogno di socializzazione perché è un qualche modo un premio e poi umana, una... Socializzazione umana è equina sì. anche? Sì, ma la socializzazione equina si fa in maniera molto più breve. Per esempio, anche quella di, ne ho visto ultime prove di notte, quella di partire al galoppo dall'entrone. Eh, no, quella era semplicemente una vetrina dei fantini di seconda fila. No, L'ha fatto anche il TTIA? Sì, ho capito, ma fa, non si fa perché te, tanno, te, la prima cosa, ti insegnano, vai a scuola di abitazione, si fa, si fa il passo, poi si fa il trotto, e lo facevano anche nelle prove, diciamo, prima passo, poi trotto e poi si, fa, si galoppa, si può partire così. Secondo me è una roba, se c'è un fosse un istruttore... Un po' da Gazzillore? È una roba da Gazzillore, un istruttore fosse serio ti butta via, non sì. si può fare così. E questo, per, però questo è l'effetto della esibizione, allora il cavallo non c'entra più nulla, il cavallo ha bisogno anche di annusare la cosa più importante forse l'unica cosa vera delle cose era l'olfatto, abituare i cavalli hanno un olfatto spaventoso e quello non lo trovano a Mociano non lo trovano a Monticiano perché ha il percorso come la piazza ma non c'è l'ambiente, i colori, i rumori la presenza umana vicina quello sì, io c'ho un filmino del mio babbo dove si vede in piazza del campo un fantino a cavallo con La gente nel mezzo, che porta il cavallo a avvicinare a familiarizzarsi, ma non a galopparci. Non è far galoppare, farli... Sì. Mi ricordo di una, una prova di notte con. Eh... Coghe Babbo, sì. Massim Massimino, che le due puledre, sì. fece due giri al passo, vicinissimo ai palchi, esatto. fermandosi spesso per far vedere esatto. alle cavalle le persone sui palchi. E' il primo imprinting, quello che ho, se un cavallo nuovo, lo pigli e lo, sbagli, lo stamburi subito, cosa. la bella è sistemato. Ma è i fantini non sono uomini di cavalli, sai? Spesso no, questo è vero. È pochi, spesso è vero, sono pochi i fantini che uomini di cavalli. Io non ho visto i poveri, parecchi, sono solo autisti, piloti di Formula 1, non sono ingegneri, l'ingegnere pilota è, è raro. E questo è una cosa che bisogna fare. Io mi domando figlio un cavallo un nuovo, cosa? lo sbatacchio, ridetta a tutto rombo, che lo dice, mamma mia, ma io qui ci si muore, io non ci torno più. E questo bisogna ragionare come cavalli, no? come, e questo, per questi sono elementi da discutere, anche da affronteggiare. E bisogna che ciascuno lo faccia, nel, come al solito come ho detto nel, altre volte, nel ruolo suo. Ciascuno ha un ruolo e recita il suo ruolo e non quello dell'altro e non se ne appropria. A, a questo sindaco, che è un sindaco, piaccia o non piaccia del cambiamento, aspetta anche di cambiare qualche cosa che per troppo tempo un po è rimasta un po' sotto la polvere.